Ciao ragazzi, sono Gian Frulani e benvenuti sul mio canale, il mio canale in italiano. Se mi seguite saprete già che ho comprato molto recentemente una nuova camera, una full frame, da affiancare alla mia Canon R6 e la Canon R8. Che sta filmando in questo momento, quindi la Canon R8 con il Canon 35mm RF f1.8. In questo video volevo condividere con voi il mio primo utilizzo di questa camera, la Canon R8, che è stato un utilizzo, diciamo, da creatore di contenuti, da content creator, da vlogger. Quindi ci ho fatto un piccolo vlog dove faccio vedere varie cose. Di principio è più per fare pratica io e imparare a conoscere questa nuova camera, come reagisce nelle varie risoluzioni, l'esposizione, la stabilizzazione, che non ha la stabilizzazione integrata, IBIS o IBIS, non ce l'ha, ha solo quella elettronica, lo slow motion, il super slow motion a 120 ma anche a 180 fotogrammi per secondo. Io di solito lo slow motion lo faccio a 60, che è in 4K con la Canon R8, così come con la Canon R6 e la Canon R7, però ho voluto testare il 120 fotogrammi per secondo in 1080 e anche il 180 fotogrammi per secondo senza aspettarmi niente, senza grandi aspettative. Allora cominciamo. Sono andato a Madrid con la mia famiglia, mia moglie, mio figlio e mia figlia. Mia moglie e mia figlia non appaiono nel video, ma mio figlio Michael, diciamo che è già una superstar, quindi ha anche il suo canale personale su YouTube. Lui sì che appare nel video. Hey Michael, what? Do you know where we're going? Dunkin' Donuts. All right, let's go. Quindi ho cominciato facendo un'introduzione, spiegando quello che avrei fatto in 24 fotogrammi per secondo, in 4K, con il 16-35mm EF con l'adattatore, settato a 18-19mm. Diciamo che mi ha sorpreso per la qualità e i colori che sono riuscito a produrre con il C-Log 3. Ho avuto modo di testare brevemente anche la stabilizzazione, ma molto rapidamente. Ripeto, si tratta di stabilizzazione elettronica, non di quella integrata fisica. Now, stabilization off. Now, stabilization on. Enhanced stabilization on. C'è da notare che la stabilizzazione elettronica rileva i movimenti nel frame, nell'inquadratura, e non i movimenti della camera. Quindi anche se io sto fermo, però nell'inquadratura ci sono molte cose mosse o che ruotano, molto probabilmente la camera cercherà di seguire queste cose che si muovono. Io non ci ho fatto molto caso, ho solo notato che quando ci cammino, mentre ci camminavo nel video, era, diciamo, notevolmente stabile, più che accettabile, una buona stabilizzazione. Poi siamo andati a mangiare dei donuts, a Dunkin' Donuts nel centro di Madrid, e mentre andavamo ho fatto delle foto, sempre utilizzando lo stesso obiettivo, il 16-35, e i risultati, diciamo, che sono molto buoni. You know what they say, time's got a good way of healing. I'm back on my feet and I'm happier than ever, like I never thought forever was you. My skies are blue, dancing kind of weather back together like I wasn't in two. Pieces
Poi quando siamo arrivati ho girato un bel B-roll cinematico a mio figlio che mangiava il suo donut. Questa parte qui l'ho girata in 120 fotogrammi per secondo. Tutto il B-roll tranne l'ultima parte dove si vedono i piccioni, che lì è in 180 fotogrammi per secondo. Allora, siamo a 24 fotogrammi per secondo, nessun problema, fantastico, mi piacciono tantissimo i colori che si tirano fuori utilizzando il C-Log, C-Log 3, nessun problema di esposizione, anzi, è stata un'esperienza fantastica perché in molte occasioni io comunque ho cercato di esporre più o meno per le ombre, quando c'era molto contrasto tra le alte luci e le ombre, quindi cercavo di esporre la mia faccia correttamente, quindi anche utilizzando un ND filter, un filtro ND di densità variabile, il cielo era proprio sovraesposto in un modo incredibile e quando ho visto i filmati in post dico difficilmente si recupera il cielo qui, e invece no, guardate questo per esempio dove il cielo è proprio bianco color crema, poi in post in DaVinci Resolve sono riuscito a far tornare in vita i colori del cielo. Questa per me è una cosa molto positiva, ma molto. A 60 fotogrammi per secondo, stessa cosa, fantastica la qualità. A 120 lì si comincia a vedere un po' di digital noise, rumore digitale, ci sono quei puntini che appaiono nelle parti più scure e difficilmente se ne vanno. Quando si ha un footage, un pezzo così pieno di questi puntini che girano, o si fa tutto scuro impastrocchiato o si butta il file direttamente del video. Pieces of a dream, every little thing I thought we'd be learning how to let go. Quindi bisogna fare molta attenzione, devo imparare a conoscere meglio questo 120 fotogrammi per secondo, se può essere utilizzabile oppure no. I 180 fotogrammi per secondo, beh, diciamo che ho avuto risultati un po' così, non che mi aspettassi molto, però se da una parte all'inizio che ho girato qualcosa a Plaza del Sol, il footage ottenuto è proprio inutilizzabile, garbage. Eppure avevo esposto tutto bene, però il pezzo che ho girato, quello dei piccioni nel B-roll di mio figlio che mangia il donut verso la fine, lì è 180 fotogrammi per secondo, però la qualità non mi sembra male. Qui
quindi devo vedere, devo sperimentare di più e poi vi dirò. Altre cose, essenzialmente questa camera è leggerissima. C'è da dire che io l'ho utilizzata senza nulla, senza nemmeno un tripod, solamente col microfono, sì, però con un obiettivo che è abbastanza pesante, che è questo qui, con tanto di adattatore. Diciamo che non è un setup proprio leggerissimo, però certo, un conto è utilizzare la Canon R6, che già pesa di suo, con lo stesso obiettivo, lo stesso adattatore, il microfono e magari anche un mini tripod, un mini tripod per piedi, si dice? Insomma, alla fine diventa bello pesante. Invece con la Canon R8 si sente che comunque, anche se c'è questo obiettivo che pesa abbastanza, non è stata un'esperienza che potesse rompermi il braccio. Assolutamente. Vabbè che io sono un bodybuilder, quindi non è un problema. Lightweight, baby. Yeah, buddy. Quindi, questa è stata la mia prima esperienza in assoluto con la Canon R8 in un utilizzo reale in un contesto di content creation, creazione di contenuti. Quindi adesso, dai un'occhiata ai link che ho messo in descrizione per vedere tutto quello che utilizzo e va a vedere anche il link di Artlist. Se vuoi avere canzoni, musica e suoni meravigliosi per i tuoi video, Artlist. I think I don't have anything else to say. And I really hope you enjoyed this video, and if you did, smash the like button right now. E sto parlando in inglese. Ok, se questo video ti è piaciuto, clicca su mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo al mio prossimo video. Oh yeah!